Best Magazine TV. Ciao a tutti spettatori di Best Magazine TV, siamo a Villa Valmarana, in centro a Vicenza, alla mostra di Alex Ruffini, che si chiama Monsters of Rock. Siamo qua con Alex De Rosso. Ciao Alex. Ciao a tutti, io non sono uno dei Monsters of Rock, ma sono alla mostra del mio amico Alex Ruffini, che ha fatto molte foto anche per me, e siamo felici di essere qua. Perfetto, vogliamo chiederti innanzitutto, sappiamo che circa un anno fa è uscito il tuo album solista, e che sei anche produttore. Puoi dirci qualcosa in merito? Assolutamente sì, diciamo un po' più di un anno fa per la precisione, comunque possiamo dire che è ancora attuale perché non ne ho fatto uno nuovo da solista, quindi fino a che così siamo a posto. Sì, è stata una bella faticaccia proprio perché c'è stata una collaborazione anche con artisti che poi ti spiegherò, internazionali, oltre che comporre i pezzi e scrivere anche i testi, ovviamente ho curato anche la produzione, suonato le chitarre, insomma ho organizzato tutto il lavoro e comunque devo dire che sono soddisfatto del risultato, sono molto felice insomma. Perfetto, a questo punto ti chiedo chi sono questi ospiti? Allora guarda, sono fondamentalmente dei colleghi, ma mi hanno detto loro che sono colleghi miei, io li vedo ancora un po', sono anche dei miei idoli insomma tra di loro, e praticamente senza fare gli ordini alfabetici che magari non danno giustizia, posso dirti che la collaborazione con questi amici musicisti di fama internazionale. Possiamo iniziare con Don Dokken, che è ovviamente il cantante di Dokken, gruppo nel quale sono riuscito a suonare un paio d'anni negli Stati Uniti, e quindi giustamente in amicizia, quando gli ho fatto sentire il pezzo che poteva essere veramente incastrato bene con la sua voce, lui è stato contento di farlo, è stato velocissimo, cosa che non mi aspettavo perché il personaggio è un po' comodo, diciamo, cioè si prende i suoi tempi. E invece ha fatto tutto subito, ha fatto un lavoro egregio, il pezzo è molto carino, tra l'altro mi ha corretto e ha plasmato il testo anche a suo piacere, quindi insomma secondo me è venuto anche molto meglio di come mi aspettassi insomma. Poi altri ospiti, lo stesso George Lynch, chitarrista dei Dokken, Steve Lukather, chitarrista dei Toto e cantante dei Toto, poi i due chitarristi che all'epoca erano dei Whitesnake, Doug Aldrich e Red Beach è ancora lì, Doug Aldrich ha fatto una carriera un po' più con altri gruppi, uscito da poco, poi il mio amico Timothy Drury, che è un eccezionale cantante, è stato tastierista sia dei Whitesnake che degli Eagles, quindi insomma bel po' di carne al fuoco, e le interpretazioni secondo me sono eccezionali, tra l'altro io ero pronto a spedire tutti i pezzi a tutti, però poi parlando del progetto, io ovviamente avevo individuato qual era il pezzo più adatto a uno all'altro. Come primo, evitando una mole di spedizione così, ho subito mandato quello che per me era giusto, e loro subito hanno detto pezzo fantastico, lo faccio volentieri. E così poi alla fine è venuto fuori, ci è voluto un po' di tempo, un bel po' di organizzazione, ma il risultato secondo me è venuto molto bene. Perfetto, ci ricordi il nome dell'album? L'album si chiama Lions and Lambs e c'è un bel leone di pietra con una foto vera in copertina. Ok, sicuramente vi consigliamo di ascoltarlo e ci lasci qualche contatto? Assolutamente, mi trovate, potete contattarmi direttamente al mio website www.alexderosso.com oppure Facebook /AlexDeRosso. Fantastico, saluti i nostri spettatori. Assolutamente, un saluto a tutti e grazie. Alle prossime. Perfetto, vi saluto anch'io e alla prossima intervista.